dopo il mio primo combattimento, mi pare, venne un giorno e mi fece: "Oh, ti ho iscritto allora a Miss Sportiva di Livorno?" E io lì per lì: "Ma cosa fai?" Geniale, geniale, è un genio. Ok ragazzi, siamo finalmente online. Online, Cosa strana, non siamo tutti maschi, ma stavolta abbiamo anche una presenza femminile. eh? Ragazzi, Ciao ce l'avete Chiara. chiesto tutti quanti in chat di portarvi una ragazza, una fighter, e noi abbiamo portato Chiara Penco, che è una fighter di MMA, ma tanto già la conoscete sicuramente, anche perché Salve a tutti. sì, li abbiamo stressati tutta la settimana. Ragazzi, venerdì c'è Chiara Penco. Ci avete chiesto che volete una ragazza in live, noi ve l'abbiamo portata venerdì tutti quanti attaccati. Come stai passando questa Comunque, quarantena, Chiara? Cioè, se ti stai allenando, visto che comunque ti stai allenando regolarmente, ho visto, più o meno. sì, certo. Tutti i giorni, la mattina e il pomeriggio. Ah, quindi due sessioni addirittura. Sì. Ma prima di La cominciare a mattina faccio parlare. potenziamento. Dimmi. Prima di cominciare a parlare della quarantena, volevamo chiederti, Chiara, hai mai picchiato qualcuno fuori? Non ti è mai colpito? Troppi. Ah, ok. Allora abbiamo già risposto alla domanda. No, la faccio subito, così non la fanno dopo, ok? Quindi Va almeno bene, siamo va bene. tranquilli. Iniziamo a salutare un po' tutti, Edoardo, Amilo, Ciro, Pepe e gli altri che ci stanno tutti guardando, grandissimi ragazzi. Però, come una curiosità, ho visto comunque ultimamente sta facendo tantissime interviste, cioè comunque soprattutto nel settore femminile, cioè nel senso Sì. tutte le fighter, cioè ci stai rubando il lavoro in poche parole. Le sto facendo sul mio profilo. Questa era la settimana delle fighter femminili. Poi l'altra settimana ho fatto tutti i maschi, gli uomini. Ah, quindi è Quindi sì, mi parità. sto Ah, rubando il okay. lavoro. E sono anche più brava, Ma forse, lo sapevo, lo sapevo. Guarda, non ci vuole tantissimo, non ci anche. vuole. Però, no, no, ma infatti ho visto, ho fatto, appena ho visto, ho fatto, Ervin, questa dobbiamo eliminarla, ci sta rubando il lavoro, ed è più brava di noi, dobbiamo Infatti eliminarla. abbiamo No, provato non è a vero, non è vero. abbiamo provato a segnalare il profilo, così vediamo se funziona. No, Nulla. Però, a ma la parte. diretta yoga l'avete vista? Ho visto un pezzo di diretta Io non yoga, sono l'ho vista, era riuscito. fighissimo. Ti giuro, per un attimo ho detto, adesso mi metto anch'io in posizione. Cioè, era fighissimo, ragazzi. Ma la fai ogni. Capito. La fai Era sempre la o ogni diretta era tanto? con un'altra ragazza, vero? Se non sbaglio. Sì, ho fatto Ah, diretta yoga ok. con una mia amica che insegna yoga, quindi l'ho fatta con lei, cioè io lo faccio come lo so fare io, gli allungamenti, no? Lei però mi ha Ok. insegnato, ora lo faccio No, come mi perché ha spiegato. ho visto, è fighissimo, ti Ecco, ripeto. a parte tutto, sai, non so se ti ricordi, ma noi abbiamo fatto una lezione di yoga quest'estate, siamo andati al camp di Muay Thai di Carlo Barbuto, e mi sembrava a me personalmente sembrava una cazzata yoga, te lo dico sinceramente. Dopo che l'ho provata, ho detto, ma è la cosa più difficile al mondo. E ti senti stronzo perché dici, cavolo, cioè yoga dovrebbe essere easy o non riuscivi a fare i cosi, Certo. le posizioni, ho fatto, ma che è sta stregoneria sta roba qui? Ma è tipo un calisthenic, ma sei Che tutto sono lato lento. tranquillissimi quando lo fanno, che Esatto. sudi, Sì, sei io lì. che. Ti giuro. Sì. Io a un certo punto ho chiamato mia madre, ho fatto, ma portami via da qua perché io non ci voglio più stare qui. Aiuto. Ero in panico, ero in panico. Però è bellissimo perché ti rilassa totalmente. Cioè, poi penso Ma a anche me nello non mi ha sport. rilassato. Nello sport da combattimento serve veramente tanto, secondo me, questo stretching, respirazione, tutta la fusione, ci aiuta anche, no? Non so. E ti aiuta? Sì, Sì, è certo. una Più che cosa. altro perché anche il modo di respirare, cioè noi molto spesso non ci si ferma a pensare, ah, ora sto respirando, no? Sì? Però il fatto di respirare vuol dire che sei qui, che ci sei, È no? vero, questa è una delle più E grandi anche problematiche per per uno che l'allenamento. comincia ad allenarsi, a fare o le gare o gli sparring, no? Che magari dai tutto subito, però ti dimentichi di respirare, sia quando subisci che quando attacchi, che quando. E quindi è una parte molto fondamentale, che lo yoga dici che potrebbe aiutare questa roba. Ci
senti, Chiara? Perché se, se ti abbiamo perso un attimo. Qua ci dice connessione interrotta con Chiara. Ah, aspetta. Allora, vediamo. Mi vedete? Sì, 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 ora ci siamo. Adesso ora ora ci dovremmo essere, ora ci dovremmo essere. Ok, ok, adesso è abbastanza fuori. Ma sì, ma infatti c'è stato un attimo di panico. E poi abbiamo. È tipo, è presente quando telefonano alle televendite che poi fanno. Non si sente bene un attimo, non fanno nulla e si risolve. Noi uguale, allora, abbiamo fatto. Ha toccato l'inquadratura. Esatto. Però sì, questa parte della yoga è, secondo me, è complementare. Cioè, come hai detto te, passi una vita a non pensarci a quello che fai ogni giorno senza pensarci, respirare, lì invece ti concentri a respirare in un modo giusto. Sì, sì, sì. Vabbè, poi per il combattimento lo devi provare nello sparring. Sì, 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 sì. Non penso che combatti, devi provarlo lì. Mentre combatti, certo, ti metti a fare la posizione di risveglio del sole, perché sennò. Vieni. Aspetta, no. Dammi un minuto. Che quando sei un po' affaticato. Esatto, esatto. Ma okay, per chi non conoscesse Chiara Penco, prima di tutto consigliamo di uscire da questo gruppo, perché vuol dire che non siete nel giusto gruppo. Ma perché abbiamo preparato un clip che l'ho caricato. Ok, una clip dove parliamo un minuto tutta, cioè in generale, chi è Chiara Penco, eh? La facciamo partire ora. They say you are not truly champion until you defend your title. Now you have that chance. What can we expect tomorrow evening? Tomorrow you can expect to watch a great fight and another Chiara in the cage. Amazing, thank you so much, Chiara. Chiara Penco, classe 1995. Anche se non si dice l'età di una donna, ma in questo caso è giovanissima, quindi non vale la regola. La classica ragazza da telefilm, con un aspetto indifeso, ma che sulla gabbia si trasforma in una guerriera. Da qui il suo soprannome Beastie Barbie, perché dall'aspetto potrebbe sembrare una Barbie, ma dentro è una bestia. Dopo un passato da dilettante, decide nel 2017 di approdare nel mondo del professionismo e già da subito si è fatta riconoscere, sia in Italia sia nel mondo. Ha un'indole da lottatrice, ma i suoi colpi da striker fanno male lo stesso. Purtroppo il suo esordio a Bellator a Dublino non è andato come doveva andare. Entrambe non si sono risparmiate, ma la carriera è ancora lunga e lei vuole ritornare a vincere. Ah, siamo di nuovo online, eh? Esattamente, siamo rientrati online, non se n'è andata. Chiara è rimasta qui, non si è mossa. Ha visto la clip, ha detto. Dire, Sandro, quando finisce la cosa, così ci. Se no, ogni volta, ogni diretta succede che c'è la clip, noi stiamo parlando di tutt'altro, entriamo la clip. Comunque, Chiara mi ha minacciato, mi ha detto: se la clip non è bella, vengo a cercarti, ragazzi. Quindi, segnata, ragazzi. Io, sì, sì, sì. Io non volevo rispondere. Dove stai? No, dove te lo posso dire. Qua, non ti posso dire dove. Non ti posso dire dove. Quindi fuori onda ci sono state solo minacce. Non mi siete persi nulla. Okay. Ma andiamo avanti. Iniziamo un po' con le domande. La domanda che sicuramente ti hanno fatto milioni di volte, che ci stanno facendo anche in questo preciso istante. Salutiamo un po' tutti quelli che sono entrati. Ciao ragazzi. Abbiamo gente che ha come nickname Se perdo bestemmio, quindi immaginate il livello. Comunque, abbiamo come prima domanda, che è quella che abbiamo trovato anche sui social, che è quella che ti fanno a che età hai iniziato a fare MMA? E io aggiungerei chi ti ha ispirato, eccetera, eccetera. La solita, via, esatto. Vabbè. Ho iniziato a praticare MMA a 17 anni. E qual era la seconda domanda? Chi ti ha ispirato? Se avevi una persona. Chi mi ha ispirato? Ma inizialmente io, quando iniziai, c'era Ronda Rousey, che era... che non aveva ancora patch, aveva sempre la cintura e era un mito. È vero, andava tantissimo a Ronda Rousey. Tantissimo. Anche perché tu sei molto lottatrice comunque, anche, quindi un po' ti rispecchi, sì. No? Sì, e poi mi rispecchio anche per
quanto riguarda l'immagine, no? Anche lei a quei tempi aveva già, faceva le pubblicità, faceva i servizi fotografici per, insomma, per i costumi, era sì, ben in vista. Aveva unito le due cose, la fighter e la parte modella, cioè nel senso, aveva unito le due cose, no? Penso che sì, lei è stata una delle prime che ha fatto questa cosa qua, dopo, vabbè, Gina Carano, che però lei ha intrapreso questa strada dopo che ha smesso di fare sì, sì, MMA. Infatti tu hai puntato tanto sul lato social, proprio del... sul tuo lato social da fighter, sei una delle poche che veramente punta veramente tantissimo anche sulla cosa social. Noi abbiamo parlato con diversi atleti che molte volte manca un po' in certi atleti questa roba di esporsi, no? Di avere praticamente il social è come fosse un curriculum, se la vogliamo mettere così. Quindi molti non la utilizzano e quindi non, o non sono conosciuti o non vanno, non hanno accesso a certe cose proprio per questo problema. Invece tu hai fatto, tu stai puntando tanto sui social. Vabbè, diciamo che la mia carriera è nata così, con anche il social e la mia immagine associata all'MMA, da quando ho iniziato praticamente. Mi hanno sempre messo magari anche a sfilare, a fare le foto, e in più andavo a combattere, quello è sempre stato così. E io capisco anche gli altri fighter che comunque anche... il fatto di esporsi ti porta a avere più commenti, rischi, giudizi, ma anche più rotture, capito? Che non hai voglia, perché ti vai a allenare, ti fai, vai a lavorare, magari torni. Ma poi immagino anche nel settore femminile è ancora peggio. Per il cioè nel sì, senso hai molta più gente che rompe... nei temi tecnici il cazzo, cioè nel senso... cioè... è pesante a volte. Sì, vabbè, dalla parte c'è tanta gente che rompe le scatole, dall'altra c'è tanta gente che comunque ti segue perché sei un modello a cui si ispira, quindi le due parti si compensano. Certo, certo. Molto figa questa cosa qui, che sei riuscito a unire, cioè la parte più femminile di una donna e anche la parte, passami il termine, meno femminile che il fighting, c'è unirle in una sola cosa, veramente. E infatti da qua il soprannome The Beastly Barbie, no? Chi sì, ti ha dato? Chi è che ti ha dato questo soprannome? Allora, vabbè, questo nome è nato col tempo, come ho sempre detto, però vi racconto un episodio che è successo quando sono andata a Rendoki 5 anni fa. Dove Massi, insomma, mi ha preso, mi ha detto subito: te farai le gare, te passerai al professionista, combatterai. Subito. E io così. Tu non volevi neanche fare nulla. Tu sei andata lì solo a guardare. Ti ho fatto: no, tu vieni. No. È stata obbligata. Combattevo e facevo le gare di lotta da un'altra parte. Poi mi hanno indirizzato da Massi. Quando sei entrata, lui sapeva già il progetto, insomma, che aveva per me. E, sicché dopo il mio primo combattimento, mi pare, venne un giorno e mi fece: oh, ti ho iscritto allora a Miss Sportiva di Livorno. E io devo per lì, ma cosa fa? Geniale, è un genio. Allora non potete capire che figurette ci ho fatto. Che figurette. Ma sei andata a sfilare quindi? Cioè è stata la tua prima sfilata... C'era la sfilata e poi sì, tutta col vestito, e poi c'era la parte dove bisognava esporre il nostro sport, via. Alla sfilata, vabbè, ero tutta bella, camminavo, sembrava che pestavo l'uva, però facevo buffare così, la gente un pochino è rimasta scioccata. Quando poi ho dovuto esporre la parte insomma, dello sport, è venuto un mio amico, Davide, sai il famoso Davide che mi prende in giro sui social? Sì, ho già visto. Lui, è venuto lui e si è fatto sparring e ci siamo picchiati forte. E la gente... la gente è rimasta malissimo, scommetto. Oh mio Dio! I giudici a un certo punto hanno detto: no, ragazzi, basta, va bene così, che abbiamo capito. Abbiamo capito, la facciamo vincere, esatto. Non vogliamo guai. Lui non ha fatto perdere, ho perso. E tutta la gente ci è rimasta così, non ci credeva. Figata. E quindi dal giorno ti hanno detto: tu sarei chiamata Beastie Barbie. Cioè da lì è nato il tutto, quindi l'unione tra le due cose. Oppure è nato così, cioè dal giorno proprio? No, col tempo, poi quando sono passata professionista puntavano tanto su un nome da trovare.
fa anche, no? Sì, infatti. Oramai tutti i fighter devono avere... più plausibile. Esatto, esatto. Cosa, no? Che io vi dico una cosa. Gli uomini hanno paura, però da una parte sono masochisti e vorrebbero essere stesi da me. Io questa cosa non l'ho ancora capita bene. Ah, perché? Ti istigano la violenza. Mi piacerebbe essere picchiato da te. Però fondamentalmente alla fine secondo me non gli piacerebbe veramente, perché mi fare male per davvero. È quello che immagino, perché loro pensano, sì, sai, ti immagini i classici cose che vanno lì due. Invece a te arrivi ground and pound, gli spacchi la faccia e lì non so quanto possa far piacere alla persona. Quindi esatto, ma so. Ti è mai capitato di far rimanere qualcuno male proprio in questi casi? Tipo fare sparring in qualche ragazzo che non se l'aspettava? Cioè. No, cioè. Ce l'ha detto in questo modo qua. Venite a allenarvi anche mentre si scrocchiava le dita, tipo così, dai. Esatto. Così. No, vabbè, naturalmente, cioè, una ragazza che tutti i giorni pratica BJJ, che tutti i giorni fa cazzotti, cioè no. Esatto. Non c'è paragone tra una ragazza che lo fa tutti i giorni e un ragazzo che non lo fa mai. Cioè, esatto. Questo penso sia chiaro. Io ho incontrato tanti ragazzi per la prima volta, dovevo andarci piano, naturalmente. Che strano. Grande Jack, nuovo bro, grandissimo. Grande bro. Che strano però questa cosa qui. Cioè, nel senso, nell'ideale, che comunque è un ideale antico questo qua, cioè vent'anni fa magari si poteva parlare in questo modo qua, dire... una ragazza impossibile che bla 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 bla, no? Che possa raggiungere questa roba qua. Invece siamo arrivati a un punto che lo sport femminile, soprattutto nel mondo del combattimento, è salito veramente tanto il livello, ma in tutti i settori. Partiamo dal BJJ, Muay Thai, MMA, tutti i settori. Quindi tu quando arrivi in una palestra, le tue certezze che i tuoi genitori ti hanno dato, tipo tuo padre ti ha detto vabbè dai una ragazza la picchi, sono tutti saltati, ormai tutti così i canoni sono andati, anzi, è anche peggio, perché... Ti vuoi raccontare qualcosa, Sandro? Non lo so. No, però esperienza mi dice che le ragazze sono sempre più cattive. Lui ne sa qualcosa, secondo me. Ha picchiato qualche ragazzo, Sandro, diccelo, dai. Non lo posso dire, sennò poi magari perdo troppa credibilità. Lasciatemi quel minimo di credibilità. Però ogni match che vediamo, che andiamo agli eventi, vediamo tutti i match dove ci sono le ragazze, che secondo me hanno quel plus... rispetto ai ragazzi, mentre combattono sono molto più aggressive, ma proprio standard, cioè è una cosa che avete innata. Tu te ne rendi conto oppure no, cioè ti viene innata, tu la odi a prescindere dal tuo avversario, sportivamente parlando, diciamo. No, dipende, insomma, come se una persona esce ti sta simpatica o ti sta antipatica, questo vale anche per l'avversario comunque. Sì, però sì. Quando ti picchi, non ce n'è. Ma voi avete proprio questa cattiveria dentro che si vede solo nei match femminili. Veramente, cioè, vedi, adesso un esempio è stato anche le due fighter UFC che hanno fatto un incontro della Madonna. Zeling contro Joanna. Una cattiveria del genere nella UFC non si vedeva da quando? Da sempre, cioè è una cosa da tantissimo. Ma anche ci sono anche altre ragazze che magari hanno continuato a combattere con un ginocchio rotto, col braccio rotto. Sì, con... sì. È che è strano perché, cioè, tu immagini una ragazza delicata, invece no, cioè, nel mondo del fighting il cazzo bro, cioè nel senso, molto più cattive delle ragazze. Io uso sempre termini tecnici, quindi è notato. Io infatti fino a 2 anni fa avevo questa concezione mia che dicevo, ma il livello sicuramente delle ragazze, infatti ne parlo anche con Sandro di questa roba, il livello delle ragazze non è secondo me al pari. Invece mi sono sbagliato, perché andando agli eventi, ce le vedi proprio da Muay Thai a MMA, in qualsiasi sport ci sono top fighter ragazze che veramente menano di brutto, cioè menano veramente tanto. Sì. Ho dovuto provarlo sulla mia pelle per scoprirlo, purtroppo. Ho una domanda, tu nella tua palestra, no? Ti alleni, fai sparring molto spesso, hai magari la ragazza con cui fai sparring spesso oppure giri, cioè ti capita più volte di girare con ragazzi? Allora, io MMA lo faccio solo con ragazzi, perché non ci sono ragazzi che praticano MMA. E il grappling uguale.
il BJJ, ogni tanto ci sono anche delle cinture bianche con cui ci giro delle ragazze, però per insomma per provare, per tenermi in forma, per aiutare anche loro, perché sono anche lì con i ragazzi, con gli uomini. Questo e è invece... un vantaggio, cioè immagino anche, cioè ti prepara di più a un match, cioè sei abituato a non è girare... proprio su misura, diciamo. No, però sei abituato a girare con un maschio, quindi, cioè nel senso con uno che pesa sicuramente più di te. Sicuramente vabbè, di diciamo te. Che con gli uomini sei più a... sei più abituata a difenderti, ecco, magari ti manca un po' l'attacco, che cosa che fai con le ragazze. Di kickboxing ho quattro ragazze con cui mi alleno, molto brave, e lì mi diverto sinceramente. Certo. Scambio, io comunque... te non hai idea di quanto, di come ci si picchia. Sì, sì, ma immaginiamo. Era questo, cioè proprio lo sapevo che voi... anche perché non vi mettono donna contro donna se non smonto a te la palestra, questo è il... Esplode la palestra. No, io volevo chiederti, ho letto in un'intervista che eri andata, mi sembra, prima di entrare in Bellator, avevi fatto un camp, mi sembra, in America, negli Stati Uniti. Sì. Esatto, come il livello femminile rispetto, visto che hai avuto diverse sparring partner, come è il livello rispetto a quello italiano? Cioè, come l'hai visto? Ah, il livello in America rispetto a quello italiano è certamente più alto. È vero che non abbiamo tante, cioè, tante forme di confronto, anche perché certo. In Italia a livello professionistico donne ora siamo anche meno rispetto agli anni scorsi, perché alcune hanno smesso, altre hanno, cioè, capito, insomma è complicato anche portarlo avanti in Italia. MMA, potevi scegliere, cioè, che figata, selezione personaggio. Addirittura sì, potevi sì. Scegliere lo sparring partner, ciò che qua magari ti viene difficile, cioè nel senso... Sì, infatti, poi c'era una ragazza che, insomma, ci ho fatto, lei mi aiutava, mi portava anche a giro a fare sparring in altre palestre, e lei ci si trovava ad allenarci insieme, ci si divertiva, ci si picchiava forte, ma si rideva, si faceva le capriole. Si esagerava, figata. Sì, figata. Bravo. Chi te l'ha fatto fare ritornare qua? Dovevi rimanere in America, secondo me. Cioè, lei pensa a questa cosa che ha fatto prima o poi. Il visto. Qua, il infatti visto. Chiedono anche questa cosa qui, nel senso, hai idea un domani di partire, andare via dall'Italia per continuare la tua carriera da MMA? O magari preferiresti rimanere in Italia? Qual è la tua mentalità? Ma senti, secondo me si può rimanere qua in Italia più che altro anche per portare avanti un movimento in Italia. C'è tanto da dare a questo paese nell'MMA, certo. E soprattutto anche con le donne. Però dovrò andare 2-3 mesi ad allenarmi fuori e poi tornare qua. Okay. Quello quindi sicuramente. Importare un po' in giù, esatto. Sì, importare praticamente tutte le tecniche da lì e portarle, sì, qua, fai farle camp proprio per match magari. Sì, quello soprattutto per lo sparring lo dovrò fare, perché in Italia non ho sparring partner che certo. In quelle armi. Edoardo, comunque, chiede, quando hai capito vai. Che volevi fare delle MMA il tuo lavoro? Qual è stata quel, perché tu comunque hai fatto una grande carriera anche da dilettante nell'MMA, no? Nel senso, hai fatto con la Figma, eccetera, eccetera, campionati, eccetera. Sì. Quando è stato quel cosa, dici, ora basta, cambio, tolgo le protezioni, voglio fare questo qua tutta la vita? Ma è successo che ho saltato le... insomma, le finali per la nazionale nella Figma, perché ho saltato il peso, non riuscivo a entrare nel peso. E sì, mi ero preparata, dovevo fare le finali con Ilaria Norcia, che saluto se ci sta guardando, e dopo, insomma, ci si conosce, abbiamo rifatto sparring. E, però toppai il peso e quindi, insomma, mi vennero a dire anche, sicuramente hai bisogno di un match da professionista, se invece hai bisogno di un match da professionista, passiamo professionista e facciamo questi match. Effettivamente la differenza l'ho vista parecchio. Ti sei trovato più, meglio o peggio? Cioè,
adesso è una domanda stupida questa, però dico... No, diciamo che devi fare molti più sacrifici perché devi mantenere la dieta, poi sai già con chi combatti, sai, insomma, ti vai a vedere i match, puoi combattere all'estero. Insomma, ma a proposito, anche la preparazione è diversa. Prima parlavi del peso. Tu fai il taglio del peso, cioè è una prassi che ti capita di fare, di utilizzare quella del taglio del peso per gara? Sì, io la pratico tutte le volte che praticamente faccio un match. Solo un match l'ho combattuto a 57 kg e ho fatto solamente la dieta, abbiamo trovato un po'. Tutto il resto delle volte 52 e mezzo o a 52 quando ho fatto il primo. 52 ho sofferto tanto. Quando invece trovo quel mezzo chilo di più, facile. Qua ci dice: grande Chiara, sei fantastica. Solitamente i miei commenti sono molto ignoranti, ma ci saranno. Adesso devo continuare a leggerlo tutto perché sono. Vabbè, comunque è un complimento. Poi. Ah, però leggo tutto, te lo leggo tutto. Comunque è un complimento. E te l'ha fatto se perdi o bestemmi. Ha lasciato la parte commenti ignoranti. Esatto, per te. Cioè, questo è amore quasi. Questo è quasi amore. No, perché abbiamo fatto questa domanda perché è una cosa molto discussa nei nostri podcast, questa del taglio del peso, che tende praticamente a portare gli atleti a esagerare un po' troppo molte volte. Infatti c'è gente che magari taglia dai 10 kg, 15 kg, cioè che andrebbe un po', diciamo, tagliata, no, come prassi, o regolarizzata. Secondo me andrebbe tolta completamente, però finché non la tolgono loro, bisogna lassù. Sì. Anche perché non è proprio naturale combattere a un peso che non è il tuo, cioè il discorso è sempre stato quello, cioè magari quello che è il fisico più predisposto per perdere anche fino a 10 kg e reintegrare senza problemi, e c'è quello che già per 4 kg fa una fatica assurda e ti trovi spiazzato perché non è giusto alla fine, ti trovi sì. Magari tu sei 60 kg, l'altro è 68 e dici già ti dà fastidio. Sì, infatti, è una cosa che andrebbe un po' regolarizzata, ma ci arriveremo anche a quello. Raffaele invece ti chiede: quale credi sia la disciplina fondamentale per vincere nell'MMA? Questa è una delle domande più gettonate per quelli che fanno MMA. Vogliono il Io segreto. Odio queste domande, il le segreto. Odio veramente. Non c'è la via facile, è impossibile, ci sarà la via facile. Faccio questo, ho vinto. Ping pong. Non c'è una disciplina giocando che a ping pong. Ti dice, boh, se fai quella disciplina ti... Esatto. Vinci nell'MMA, no, è l'MMA che è la disciplina fondamentale. Esatto. Cioè, esattamente. Quella è una disciplina che dici, se fai quella vinci per forza, non è più così. Prima c'era Ronda Rousey che faceva judo, vinceva sempre, poi l'hanno levato il titolo perché faceva solo quello. Sì. E quindi... Magari tu vai lì a pensare, dice, allora se Ronda vince sempre, inizia a fare judo, boh, vinco anche io. E invece è stato dimostrato che non è così, è la fusione di come tu utilizzi tutte le armi. No, vabbè, e poi Ronda Rousey ha fatto un argento alle Olimpiadi. Sì. Cioè, certo. Ha già un background. Lo sapeva fare molto molto bene. Quindi tu hai cominciato da zero MMA? No, o c'è stato io penso che non ci sia una disciplina. Come? No, dicevo, tu hai cominciato da zero MMA oppure è stato un percorso che hai cominciato altre discipline prima? No, io ho cominciato, ho fatto MMA, kick, BJJ e grappling tutto insieme, ho iniziato. Ah, quindi hai preso il pacchetto. Quindi... Wow, all inclusive. Sì. Cioè, all'offerta fai tutti i corsi e sei a posto. Tutti i corsi. Esattamente. E anche yoga, c'era anche yoga. E infatti è stata quella che ti ha aiutato di più, vero? La disciplina. Lo yoga no, che ti ha aiutato. Però mi sembra che mi avrebbe aiutato. Questo ti trovi meglio nella lotta o nello striking? Il parere mio, molto lottatrice, però anche nello striking non scherzi. Tu dove ti trovi più a tuo agio? Mio agio nella lotta, ma solamente perché ho un feeling nella lotta particolare. Ma sai che non l'avrei mai detto, perché... Però lo striking mi piace.
perché ho visto i match che mi guardo, la parte di striking, quando porta i colpi, cioè veramente quasi li annulli gli avversari. Mi ricordo l'ultimo match, qual era il penultimo match, con Carolina. Mi ricordo la prima ripresa, veramente, cioè... Quello con stava, Carolina. Stava cadendo giù, cioè, per lo striking. Quindi non l'avrei mai detto che ti trovassi meglio di lotta. Ho sempre visto, cioè, non so, pensavo avessi più una cosa per lo striking. No, diciamo che la lotta mi piace, è più un gioco di intelligenza, strategia, per quello che mi piace di più. Mi piace variare le tecniche, studiarla, insomma, la lotta è bella per quello. Poi lo striking mi piace un sacco, e la nostra scuola viene dalla kickboxing, quindi certo, siamo molto forti anche in quello. E questo si è visto anche nell'ultimo match che hai fatto a Bellator, che purtroppo non è andato benissimo, cioè non è andato bene, cioè è andato bene ma non come ci aspettavamo. Che è iniziato... Non è andato benissimo, è esatto. Detto bene. È iniziato che c'è una bomba, cioè primo round tuo totalmente. Poi hai portato molto il combattimento, o ti ha lei indotto comunque tanto il combattimento a terra, soprattutto sopra la gabbia, e magari se tu l'avessi, adesso dico una cazzata, magari se tu l'avessi impostato sullo striking, magari l'avresti vinto molto più facilmente. È quello che sto pensando, però l'avversario, visto che cercava il contatto a terra, voleva portarti a terra in ogni caso. Sì, è andata proprio così. Se la tenevo in piedi, se riuscivo, insomma, a portargli altri colpi, io penso che non avrebbe finito tutte le riprese, o comunque avrebbe finite molto male. Però è andata così, ragazzi. Cioè, quando sei lì dentro. Sì. Era bella gonfia lei. Sei stata anche sfortunata. Che sei stata aperta anche, no? Con una gomitata. Sì, no, vabbè, quello non mi ha compromesso tanto il match, perché io quando ho visto il sangue la prima cosa che ho fatto è sentirmi il naso, perché magari se ti si rompe il naso, perché lì non senti tanto il dolore, quindi la non capisci cosa, insomma, da dove viene tutto quel sangue. Poi quando ho visto che era... Urdi, cioè tagliare proprio... Infatti aveva fatto, se non sbaglio, esatto, cioè lei faceva un taglio del peso che era veramente assurdo. A vedere i suoi documentari la pelle d'oca ti viene. E c'era Dana White, lei prendeva 9 kg nell'ultime 4 ore, 9 kg dopo che hai perso, io parlo altri 9 le persi in dieta, ed è duro. Io l'ho vista in diretta a Los Angeles quando ho fatto il debutto a Bellator. Ah, ecco. È vero, spiegata. Come la vedevi? Sempre arrabbiata, no, lo sai. L'ho sempre vista incazzata. Tutte le inquadrature, sempre incazzata quella ragazza. Ma guarda, ti dico la verità, quando è entrata a Bellator, che è entrata con una canzone molto allegra, rideva, ballava. Ah, era felice. Allora, quella era tutta scena. Quella era tutta scena, però. Aveva l'ansia di alla UFC, allora. A proposito di UFC, nei tuoi progetti ci potrebbe essere un UFC? Cioè, nel senso, tu punti a un UFC? È la domanda che facciamo anche questa molto spesso. Punti alla UFC o a vincere la cintura Bellator? Esattamente. O entrambe. Allora, la cintura Bellator... per ora non c'è nella mia categoria, il punto è quello, io faccio le strawweight e non c'è la cintura. Se mettono la categoria, sicuramente la prima cosa a cui penserò è vincere la cintura Bellator, però non escludo un eventuale match in UFC in un futuro, capito? No, non escludo niente. Quindi diciamo che come obiettivo tuo sarebbe quello di arrivare in UFC. Non è il mio obiettivo, ecco, però se, perché comunque Bellator è una promotion importante che possiamo paragonarla alla UFC.
Però naturalmente se arriverà la chiamata da UFC, a me mi piace provare tutto, ecco. Mi piacerebbe combattere in tutti le promotion più importanti del mondo, quindi... Eh no, certo, certo, anche solo per fare esperienza. È giusto anche per l'esperienza. Ma ho visto anche che sei andata a Tusique Vales, no? Com'è stata? Raccontaci un po' questa esperienza lì. Sì. Un Sakara che ti guardava, che oramai siete colleghi, però in quel momento magari non lo eravate, però... Ma l'esperienza Tusique Vales sinceramente non è che mi ha messo molta ansia da prestazione, molto... In confronto le gare, cioè, che era veramente una cosa tranquilla, una passeggiata. Vabbè, l'ansia, sì, una volta che hai superato quella... Era più in ansia, posto per, per i veterani dell'MMA, no? Sì, diciamo. Però è stata bella la reazione di un po' di tutti che hanno fatto, ah, ma quindi, cioè, anche le ragazze sono cioè... Io volevo vedere che picchiavi te o Mammucari. Cavolo, cioè proprio, guardato fino alla fine, ho detto, madonna, mo lo butta giù. Adesso lo butta giù. No, avevo troppo paura, no. Infatti lo vedeva tutto impaurito. Non potevo toccare. Sì, erano tutti in panico. Quando soprattutto hai fatto l'esercizio del collo, no? Che hai fatto il collo da una parte all'altra, hanno detto, ma questa si smonta ora. Sakara, l'unico che capisce, ha detto, sì, è un esercizio del collo. Si svita. Esattamente. Poi ha montato Sakara e ha slemmato. Esatto. Ha proiettato Teo Mammucari. Poi sono arrivata io, ho proiettato Sakara. Comunque, Chiara, qua ci chiedono, un'altra domanda che ci chiedono, qual è il tuo match preferito che hai disputato? Quindi uno di quelli che magari reputi più interessante per te, per la tua carriera, cioè, o per... la cintura. L'ultimo che ho fatto, sinceramente... Buffering in corto. Vabbè, no, sicuramente mi ha fatto capire tante cose. No, l'ultimo Bellator. Poi quello per la cintura è stato bello perché ho vinto la cintura, però penso che con l'ultimo incontro ho visto dei progressi tecnici, insomma, che mi serviva di vedere, ecco, indipendentemente dal risultato. Più matura, diciamo, ti sei vista crescere dall'inizio, dal 2017 a oggi, a combattere comunque in Bellator, che è una, cioè, cioè, sono poche le sigle importanti nel mondo, UFC, Bellator e ONE, sì. Quindi dici, cavolo, stai lì? Sì. Penso che era un mondo fantastico. Ti invidio perché io vorrei, non so quanto pagherei per vivere quei momenti lì, cioè, sai, essere lì, prepararti per entrare sulla gabbia. Ma quando puoi farlo, Sandro? Preparati i soldi, ti facciamo un matchmaking e sei a posto. Tanto i contatti li abbiamo. Buttiamo in gabbia. Esatto. Capita. Con i lupi. Che peso faresti? Io facevo 63 e mezzo quando ero... atleta. No, che io ero dentro la gabbia e mi stavano picchiando. Okay. E lei mi ha chiesto che categoria facevi. Io 63 e mezzo facevo. Quindi magari mi capita anche categoria. Quindi 61 e mezzo. Madonna, mi vuoi far morire. Mi fai morire. Cioè, faccio quasi femminile, faccio quelli 61, no? Da, ma guarda, ora si pesa uguale. Sì, ho visto una ragazza, adesso non mi ricordo il nome, che combatte di MMA, che ha delle spalle esagerate, cioè è un maschio. Grande Diego! È un maschio, non mi ricordo come si chiama, una brasiliana, che abbiamo visto da poco, abbiamo messo anche un post, dice, ma è maschio o femmina? Ed è una femmina che... è una ragazza che pesa, tipo 75, ma è una bestia assoluta. Ah, ma perché è grossa, non perché sembra maschio. Sembra anche maschio, cioè... Non ho capito. Adesso non mi ricordo il nome. Vabbè, ma comunque, ecco. Chiara, vogliamo parlare, a proposito di ragazze maschiacce, vogliamo parlare della tua avversaria Carolina Wojcik, come si legge, io non so leggerla, che sembrava veramente un maschio, cavolo, io te lo giuro, io avrei avuto paura a entrare in gabbia con lei. Io avevo paura che mi venisse a trovare in camera il giorno dopo. Ma vero,
Ah, è finito il match, ti ha chiesto il numero, ha fatto Chiara, mi puoi dare il tuo numero? Com'è che parlava di dove è lei? Il numero di stanza. Sì, è andata veramente così, ve lo giuro. Davvero? Veramente? ve lo giuro. Ma anche il pre-match, capito? Fatti ci vuole. Molla. Ecco perché lei cercava sempre di lottare, stare lì in vedi, ecco il perché. Capito? Attenzione cosa esce fuori qua in diretta, Carolina. Anche perché tu ti devi fidare dei medici che dicono che quella è donna, quindi tu ti devi fidare dei medici. No, donna che era donna, per amor di cielo, anche se ora, Carolina, guarda, poi dopo ci abbiamo parlato, sono stati in qua. Però, capito, c'era qualcosa che... Qualcosa, ma... Come diceva Erwin, ora è donna, perché sappiamo che prima ha fatto una vacanza a Casablanca prima di fare il match, poi vabbè, lasciamo stare. In Messico, è stato in Messico per Poi ti fanno un'altra domanda, Edoardo, ti fa, pronostico tra Ferguson, cioè il match che farà Ferguson con Gage, come si chiama lui, e chi dei due affronterà un presunto Khabib? Ferguson secondo me vince, anche secondo ma me. Anche per la poca, per il poco preavviso che è stato dato, cioè Ferguson si sta preparando una vita alla fine. Ormai sono 6 mesi che si sta preparando per Khabib, ancora nulla, poverino. Khabib. Sì, la cosa figa che ho visto è che Ferguson ha continuato a fare il peso. Cioè, anche quando era stato proprio annullato l'UFC, lui continuava a fare le storie per dimostrare che lui stava ancora in pezzo. Che era peso. Ma che cazzo c'è? In poche parole voleva dire, il messaggio subliminale era per dire, ragazzi fatemi combattere, sono pronto adesso. Sì. Ecco, mandate la richiesta e combatto ovunque. Ma lo capisco, guarda, lo posso capire. Sì. Ma tu come la vivi questa cosa del peso? Cioè, soffri tanto, diciamo, questa... questo arrivo al peso, oppure riesci a viverla abbastanza tranquillamente, cioè il tuo corpo riesce ad arrivare al tuo obiettivo molto facilmente, oppure fatichi? Questa è la... No, la mia fatica è mentale, perché mi piace mangiare, poi tanto mi piace mangiare. Madonna. Quindi quando poi vai a tagliare, tagli i carboidrati completamente, è più una cosa psicologica, però cioè, man mano che vai avanti, che lo fai sempre più volte, ormai... Io adesso penso, cioè io sto facendo dieta per me stesso, così, per dire, e mi sono imposto che tutta la giornata, colazione, pranzo, eccetera, e cena, non mangio carboidrati. Il problema è che arrivo lunedì notte e mi scaldo la pizza. Cioè, per forza, perché ti mancano il giorno, ma infatti dovresti mangiare la mattina, magari, se devo mangiare. Arrivo a un certo punto che dico, no, ma non ce la faccio, io devo mangiare, mi scaldo una pizza, cioè, mi faccio la pizza surgelata. Comunque, è un po' l'incubo dell'Italia, questo è il problema, che questa cosa della nostra dieta mediterranea, diciamo, che è ricca di... pasta, pane, pizza, tutta questa roba qui. Che non è male. Rispetto a magari una asiatica, una orientale che vive, ma anche in America comunque. Anche l'America è parecchio grassa, più grassa, noi siamo più carboidrati, lo esatto. Più grassi. Però forse l'America, anche se leggermente più grassa, secondo me ti agevola di più, perché magari più carne rispetto a, sai, no, vero? Sto dicendo una cazzata, ho esagerato. No, il fatto è che in America forse c'è più varietà, ecco, se magari devi andare a mangiare fuori e sei un fighter puoi trovare anche posti dove fanno cibo sano, puoi trovare ogni posto, insomma, se vai a mangiare fuori qui, pasta, non puoi fare la dieta. Pizza, sì, infatti è quello il problema che abbiamo noi in Italia. Abbiamo visto che Erwin è saltato anche lui la connessione. Anche a lui. Ci sta andando di lusso, ma io faccio una cosa. Sì, ma tanto se ne accorgerà e rientrerà da solo, almeno spero. Io devo rimettere. Sotto carica il telefono. Che ci sta. Vai. E allora, un'altra domanda che ci fanno. Attenzione, la connessione salta e riprende. Aspetta. Sì, ci siamo. Vai. Ok. Qui mi prende la regola. Sì, dovremmo esserci. Come connessione veloce dovremmo essere. Mm-hmm. Perfetto. Allora, tu sei sempre stata in questa palestra qua, diciamo, dove ti alleni tuttora. Hai detto che hai cambiato tante palestre che hai fatto.
No, io prima ero in un'altra palestra qui a Livorno, sempre, che con dei ragazzi che facevano solamente di dilettantismo e contatto leggero. Ok. E quindi poi quando ci fu il passaggio che volevo passare al contatto piano, volevo qualcosa di più, mi hanno consigliato di andare a Rindocchi, ecco. Però sono andata solo due palestre. E quando vai fuori, fai il camp, adesso il prossimo camp che affronterai, dove vai? Hai già qualcosa in programma per preparare? Soprattutto, hai un match in programma? Questa è una domanda. Io spero tanto che ci sia Bella Sorella a Milano, ragazzi. Sto sperando con tutto il cuore, ogni giorno. Tutti noi lo stiamo sperando, in realtà. Cioè, ma guarda, credimi che faccio i riti voodoo una mattina appena mi sveglio. Con il tipo il coso di Bella, con le spill lì per... Sì, per no. Quindi, adesso doveva essere... cioè, era già organizzato tutto. Ci sono delle voci che magari ci potrebbe essere un Bellator porte chiuse, però se, cioè, tu che ci puoi dire qualcosa in più, qualche news in più, avevi già qualche contatto per fare il prossimo match, nel senso avevi già qualche parola che avevi dato per fare un altro match subito in Bellator? Appena sono venuta via da Dublino, io ho richiesto subito un altro match per luglio, però ora è saltato tutto. Ho sentito che Bellator regola a luglio, riapre i combattimenti, ma solamente in America, iniziando. Quindi non so se potranno far venire atleti dall'estero, se com'è la situazione, non lo so. Quindi sicuramente per adesso ancora non hai una data precisa per... qui non ce l'ha nessuno. Tutti in panico. L'unica è l'UFC che non ha mai smesso, nemmeno calcio. Ci prova. Alla UFC ci prova sempre. Prima fa un'isola, ora comprerà un pianeta per fare... si capisce. Ma ora fanno tre eventi nella stessa settimana. Sì. Stanno esagerando, forse. Devono recuperare. Miseria. Cioè, tu immagina tre mesi di non profitto per la UFC, vuol dire miliardi quella roba là. Quindi per forza di cose adesso si metteranno, ne faranno tipo 5-6, una ogni giorno, tipo come le live, no? Sì, ma anche secondo me. poi hanno fatto una domanda, ho visto durante una live che hanno fatto una domanda a Guzman, non mi ricordo come si chiama, lo UFC. Vabbè, le hanno fatto. Tu preferiresti avere uno stipendio fisso, diciamo, da fighter o continuare a contrattare match per match? Lui ha detto: io preferirei contrattare match per match. Secondo te cosa è meglio per voi fighter? Che sappiamo che se non combattete, purtroppo, se non entrate varie eccetera eccetera esterne, non avete, cioè, una sicurezza economica, diciamo. Certo. Cosa preferiresti? Cosa preferiresti? Dipende quanto ti danno. Esatto. Dici che gli stessi soldi? Non lo so. È una cosa... diciamo che ti danno una sicurezza. Perché o hai una variabile che può essere più alta, è questo, oppure una sicurezza, ti dico, ti diamo tot per questa cosa qui, oppure vediamo per ogni match. No, anche io sono per contrattare match per match, guarda, tanto... Anche perché non conviene, esatto, match dopo match, se c'è magari una scalata, tu... Cioè, se hai un contratto fisso, non puoi neanche chiedere l'aumento, per dire. Poi una cosa che secondo me in UFC non se ne parla proprio, perché ci sono i bonus e tutte quelle robe là. No, ma infatti, cioè, se volevo uno stipendio fisso, continuavo a lavorare. A proposito, ci hanno fatto una domanda sui social che ci hanno detto... con la capacità che hai ora, vorresti tornare indietro per picchiare qualche tuo ex cliente? ma io lavoravo e facevo MMA lo stesso, quindi potevo benissimo farlo anche quando lavoravo. Diciamo che ho avuto delle... Io sono molto paziente con i clienti, sono molto... Mi immagino il classico italiano che viene là. Sono bravissima, sono una pasta,
Però a me è successo una volta che una mamma isterica, quando lavoravo al bar, al tennis club, mi venne, insomma, tuo figliolo boh, sarà tipo sbucciato in ginocchio, si chiamano tazzate di ghiaccio, e io sono di là a prenderglielo. E lei c'aveva furia, insomma, iniziò a urlare. Iniziò a urlare tantissimo. Tu hai iniziato a mettere i guantini. No, gli dissi, ma mi dispiace, tengo il ghiaccio. Io, no, non so, vengo a metterlo io. E lei fa... E lei mi urlò nel viso. E allora lì mi prese il matto. Lì, lì hai sentito la musica d'entrata e ha detto, vabbè, adesso si inizia. No, no, lì l'ho fatto solamente un urlaccio che lei si aspettava e quindi poi se n'è andata perché aveva anche paura, hai caricato Laura. Comunque, lavorare sempre a contatto con la gente, cioè, è stressante, eh. Quindi lì ti hanno testato psicologicamente, quindi tu sei pronta a tutto. Sei sopravvissuto ai clienti giorno per giorno, sei pronta a qualsiasi cosa. No, è per quello che ho cominciato MMA, proprio per sfogarsi dei clienti, no? Che dici? Sì, no, in realtà ho iniziato sia MMA che a lavorare nello stesso momento. Cioè, allora, ripeto, tu hai fatto proprio il pacchetto, tutti gli sport. Tutto, MMA, facevo e tutto. E lavoro, tutto. Certo, da domani cambio vita, da domani comincio. Ma te non hai idea, io andavo a lavorare 10 ore al giorno, facevo il doppio turno e poi la sera andavo in palestra. Madonna. E poi uscivo con gli amici e poi dormivo 2 ore e ricominciavo. Questo quando ero giovane, però vedi, questa è una cosa figa perché tutti immaginano, cioè, che uno fa il fighter, sì, cosa fa? Va lì e su tutti come McGregor, Mayweather, che c'hanno i miliardi, li arrivano, non sanno neanche loro da dove arrivano, e invece no, cioè, fare i fighter non è da, per tutti, ma anche una questione che ti fa il culo più di qualsiasi altro lavoro, perché tu lavori soprattutto in Italia. Perché te lavori, poi ti devi allenare e poi devi anche combattere, cioè è una cosa insopportabile. E non solo, devi anche lottare con con i capi del lavoro per, per avere quello che vuoi, perché... A proposito di questo, Chiara, ti è mai capitato di avere magari, non lo so, dopo una gara, di avere qualche segno magari sul viso, per dire? E come hai affrontato questa cosa al lavoro, sul posto di lavoro? Secondo me allora, non li ha neanche... L'ho vista tutta sfregiata, ti è truccato talmente bene, proprio da coprire proprio... No, ti dico la verità, una volta quando c'avevo un occhio... A parte che mi è successo anche in palestra durante l'allenamento, che magari il giorno dopo dovevo andare a lavorare. E niente, andavo a lavorare il giorno dopo, c'avevo, mi misi il toppino e la bandana da pirata. No, e gli dicevo, ah, oggi mi ha preso, sì ragazzi, sono un pirata. Poi venivano bimbi contenti, matti, al bar, gli facevo intrattenimento. No, ma che genio! E quindi la sono dovuta. Però vedi, da problema a soluzione. Però se iniziavano a vederti tipo ogni settimana con la bandana, fanno questa qua mi sa che... Una volta invece mi è capitato perché di andare zoppa, perché mi ero fatta male. Sicché stavo dietro il bar e mi giravo e basta, quando mi chiedevano di andare a fare altre cose, allora chiamavo altra gente. Guarda, sì, io non ho voglia oggi non ho voglia. Sì, ma perché anche dopo post match immagino anche tipo la questione mandibola, che magari non apre bene benissimo la mandibola, a parlare con le persone non è che avevi proprio... Vabbè, quando ho combattuto per esempio in Sudafrica, poi mi sono presa dopo un periodo per riprendermi. Ora bella c'è stata la pandemia, poi il resto dei combattimenti ne sono uscita sana, quindi, sì, abbastanza, cioè, però diciamo, sono uscita dalla gabbia, mi mettevo il vestito e andavo a ballare, cioè. Però dico, chiudo fisso ballare, ho notato nel racconto, chiudo fisso quando ero giovane, ballavo 2 ore, andavo a ballare. Comunque, quindi diciamo che non hai mai avuto l'ansia per questa cosa qua, dici no, domani devo andare a lavoro, devo fare piano l'allenamento, non devo farmi male, non devo... No, di fare piano l'allenamento non ho mai avuto l'ansia,
a lavorare, cioè il lavoro lo mettevo sempre in secondo piano. L'obiettivo era un altro. Però ti è andato anche bene, che magari hai trovato anche un capo accondiscendente, perché ricordiamo che cioè, combattere di solito sabato o domenica, e se lavori col pubblico, sabato e domenica di solito si lavora di più. Quindi magari ti è andata anche bene. Ma no, anche questa è stata una cosa difficile, perché comunque ti ho detto, sono partita che lavoravo 10 ore al giorno, mi allenavo e quindi andavo a combattere una volta ogni due mesi, magari facevo le gare all'inizio, sicché li mandavo il calendario due mesi prima e lì accettava. Poi ho cambiato tanti lavori, tanti posti di lavoro, e quando mi presentavo a lavorare gli dicevo guarda, io faccio questo, se mi vuoi è così, se no vado a cercare un altro. E la maggior parte delle volte però mi prendono, quindi... è andata bene. Ma detto lo faccio così, io, mi fanno sì, si va a lavorare. Detto così sembra che mi minacciassi, no? Tipo, che andavi là e mi minacciassi, o ti va bene così, oppure... Comunque io direi... Oggi come oggi, qual è la tua fighter UFC preferita o Bellator? Cioè, qual è quella... C'è stata Ronda. Finita Ronda, oggi tu dici... UFC... Shevchenko. Madonna, che bella cattiva. Paolo, che forte. Sì, sì, veramente. Molto. Tanta roba. E comunque c'è stato. Quello che è che veramente c'è stato un salto in un anno di qualità proprio di questo anno qua. A me anche l'Anna Mayunas mi garba un sacco, la mia preferita nelle strawweight. Molto forte anche lei. Ti è mai capitato di fare un allenamento con qualcheduna che abbia fatto qualcosa di UFC o qualcosa di più in Italia o fuori all'estero? Sì, mi è capitato di allenarmi con le UFC, mi è capitato spesso. Comunque, che dici, cioè, sicuramente se trovi una veterana della UFC, è gente che c'ha un sacco di esperienza, però magari se il primo giorno mi porta a terra 5 volte, il giorno dopo già me ne porta a terra meno, perché certo. Va bene, ma ok, educata sì, ma sino a un certo punto adesso mi rotto il cazzo e fai... comunque pizza di fame. Giusto così, io direi facciamo l'ultima domanda chiara, così poi la lasciamo in pace, che l'abbiamo stressata, è più di un'ora che la stiamo stressando. E c'è Davide che ci chiede: sì, è più di un'ora. E ti siamo stressati. Comunque, sono una ragazza, ti ha mai dato problemi per praticare MMA? Infatti qua si collega, penso, tutto il coso di lavorativo, magari anche a livello di palestra. No, non ho capito la domanda. Se essere una ragazza ti ha mai dato problemi per praticare le MMA? Penso si riferisca a livello di... Sinceramente, forse è stato più che problema, ma avvantaggiato, magari, perché essere, insomma, poche che lo pratica, mi hanno sempre visto diversamente, cioè, anche al lavoro, no? Certo. E gli dicevo, guarda, io faccio questo, ti lavoro, sgobbo, però quando ce l'ando a combattere io devo andare, mi dispiace. E hanno sempre apprezzato questa cosa, perché insomma non si vede tutti i giorni. Anzi, quindi è anche un qualcosa in più che magari, sai, ti prendono, ti apprezzano di più, magari anche chi non è nel settore dice, ah, questa ragazza oltre combatte anche, cioè... tanta roba. Non è da tutto. Sì, magari sarò un maschio, viene visto diversamente, forse, non lo so. E come fai te UFC invece maschio, il tuo preferito? Non dire McGregor. L'ho conosciuto McGregor a Dublino. C'è girato. Khabib mi piace un sacco. Ma ne immagino, ma stavo per dire, Khabib. Io ho detto Khabib, perché vedendoti il tuo stile molto molto rotatrice, ho detto Khabib sarà un idolo, è fantastico Khabib, tanta roba. C'è girato con McGregor, perché noi abbiamo tipo conosciuto Scattici, ci ha parlato che è un rosicone, McGregor nello sparring. No, sì, dice che non ci ho girato con lui, no. Però no, arrivava, mi salutava, cioè era molto tranquillo con me, perché
stavo nel mio non gli rompevo le scatole, invece con gli altri che magari andavano lì, volevano fare le foto, era un po' più giustamente. Vabbè, uno va lì per allenarsi, la gente voleva fargli le foto. Non penso che... lui lo stressano per davvero, però. Madonna. Sai cosa, però sai quel bonifico gli arriva ogni mese, però quanto lo stressa di meno. Ogni cosa c'ha il suo prezzo, ragazzi. Va bene, Chiara, grazie mille per la tua disponibilità. Ti abbiamo rotto il... ti abbiamo scocciato per un'ora, più di un'ora. Qual è il tuo prossimo ospite nel tuo profilo? Un'ora e un quarto. Esatto, il tuo prossimo ospite che intervisterai nel tuo profilo? Domani c'è Silvia Notte. Silvia Notte, grandissima. A che ora? Perfettissima Silvia. Perché ora? Alle 4 di pomeriggio. Quindi ragazzi, se invece di guardare le cose stupide su Instagram, andate sul profilo di Chiara Penco, ci sarà lei e Silvia la Notte, due nomoni assurdi. Quindi domani alle 16:00 in diretta. Quindi non perdetela. Comunque, grazie ancora Chiara, grazie per essere stata così disponibile per l'intervista. Siete simpaticissimi, devo dire. Dopo ti paghiamo per questa affermazione. Devo riconoscere. Andiamo al bonifico dopo. Ciao, okay, Chiara, grazie mille di tutto. Ciao. Buonanotte. Ciao. Ah, mi ha abbandonato addirittura, anche Ervi mi ha abbandonato, però... ragazzi, siamo arrivati a 103 brother, 103 brother, ragazzi, 103 brother. Cosa vuol dire brother? Cosa vuol dire brother? 103, il nostro obiettivo era 100, siamo a 103, ragazzi, siete fantastici. Siete fantastici. Comunque Chiara è una grande, top, fa troppo ridere. Cioè, oramai non abbiamo più Non abbiamo più bisogno del coso, del bannerino sotto. Lo lascio ancora, dobbiamo arrivare mettiamo 500 adesso. Sì, e tanto a breve arriveremo anche a 500. Siamo comunque su Italia 1, siamo. Ah, perfetto. Comunque sì, a parte tutte le interruzioni che ho avuto io, mi si è spento due volte il computer, più adesso si è bloccato di nuovo. È stata la live più problematica della nostra vita, si è spento, staccata lei, staccata Erwin, staccati tutti, ma ce l'abbiamo fatto. No, Chiara non ha Twitch, Chiara su Instagram, cercate Chiara Penco MMA. So già che l'avete già cercata, non fate finta, non fate i vaghi che no. Non fate i furbetti, ragazzi. Eccetera. Tanto qua lo sappiamo che siete venuti a guardare lei, non guardare noi. Comunque, devo dire che intanto sono contento perché siete stati bravi nella chat. Grande Vincenzo. New bro! Grande. Ti dissoci da cosa, Giovi? Io mi dissocio da John Wick, cosa vuol dire? Adesso andiamo tutti via. Esatto. Grande. No, aspetta, un attimo, dai, ti offro da bere. Cosa volete da bere? Una birra. Parliamo, ragazzi. Offriamo, cioè adesso siamo tra amici. Quindi, adesso ragazzi, diteci qual è la prossima fighter, ragazza, che volete in live per un altro programma di Taud Podcast. Comunque ricordiamo che vi stavo parlando dei nomoni che neanche Italia 1 ve li porta questi nomi qua, ragazzi. Uno dopo l'altro ve li spariamo così, assurdo. Joe Wick, brindiamo porco. Oh, finalmente una bestemmia. Rocco scrive... Rocco scrive, sei innamorato, che sorriso che ha. Sei tranquillo, Rocco, stai tranquillo. Comunque sì, John, io ce l'ho di là la birra dei poveri, potrei andarla a prendere, ma oramai è già finita la live. E non mi sentivo di fare, dovevo essere un po' di classe, no, questa sera, per una live un po' più tranquilla. Esatto, una birretta, possiamo dire ora che è una figura. Oh, e finalmente possiamo dirlo, tutti insieme, al mio tre, 1, 2, 3, è una figura, è assurda. Sì, io mi sono già innamorato, ragazzi, infatti ero tesissimo per questa roba qua. Khabib vuole... ma noi ci possiamo arrivare a Khabib, possiamo arrivare a tutto, soprattutto il problema di Khabib è un altro. Che non parla. No, come fai a fare le domande che parla in cirillico, che come cazzo facciamo? Cioè è impossibile da farle. Comunque qua chiedono Gloria Peritore, esattamente Gloria Peritore ci abbiamo pensato e sarà una delle nostre prossime ospiti. Esattamente, le portiamo tutte, portiamo Gloria, Malena, ma aspetta. Aspetta. Si sta riferendo a Malena la pugliese? C'è un'altra sì. Malena nel fighting? Malena la pugliese, quella che combatte tutti i giorni.
Vabbè, il classico esempio che era Chiara, giovanissima, ha 6 match. Esattamente. Ne ha 6 match. 22. È il top in Italia, veramente tanta roba. E beh, ragazzi, non è da tutti, non è da tutti fare quanto 3-4 match e passare subito in Bellator, cioè non è da tutti, diciamocelo. Quindi... la tovaglia di Khabib prossima ospite. Quella la possiamo portare, quella possiamo. Simpatica Gloria, sì, è una grande, Gloria fa spaccare lo stesso. Infatti, noi quando troviamo i nostri ospiti che fanno troppo ridere, allora, cioè, è il nostro miele, noi ci troviamo al nostro agio. Portate John Cena. Certo lo portiamo, ma cioè, quello comunque sarebbe. Un obiettivo potrebbe essere portare John Cena. John Cena sarebbe anche un buon obiettivo. Che ci canta quando fate la donazione, canta lui in diretta la canzone. Papparappa! E Daniel John Cena! Va bene, ragazzi, ricordiamo che domenica, cioè dopodomani, non prendetevi impegni, stesso orario, 21:30, avremo i fratelli Petrosian qua in Petrosian. Questo canale. Twitch, Doubt Fight, seguiteci qui. Poi andate su YouTube, seguiteci su YouTube. Ci mancano solamente 1000 iscritti per arrivare a 10.000 iscritti. Quindi stressate le persone. Doubt ovunque. E quindi le avremo tutti quanti. Piano piano le portiamo tutti quanti. Però voi sosteneteci. Lo state già facendo in tantissimi, ragazzi. Sono emozionato perché abbiamo raggiunto l'obiettivo dei brother, che è veramente tanta roba. Siamo una big family, ragazzi. Siete i top. Possiamo portare chiunque, ragazzi. Io devo dimollare qua con questa. Infatti, diteci chi volete che portiamo. Gloria è già segnata. Poi adesso ci sarà, appunto, domenica ci sarà sempre 9:30 Giorgio e Armen. E quindi preparatevi con le domande per loro. Esatto. E noi ci vediamo alla prossima live. Dopodomani. No, domani, già domani sera ci vediamo. Scherzavo. Quindi ogni sera praticamente siamo in live. Ciao, quindi a domani sera, ragazzi, 9:30 live. Ciao.